Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno della consueta rubrica del giovedì. Oggi vi narrerò del gesto eroico di Bruno Castagna, nato nel lontanissimo 1908 a Traona, un paesino della provincia di Sondrio, morto tragicamente nel 1942 all'età, pensate un po', di soli 34 anni, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri. Durante un servizio di perlustrazione, aggredito da numerosa banda ribelle, reagiva con calma ed energia e, con i suoi uomini, ripiegava in una casa, ove resisteva strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato dai ribelli, alla promessa di aver salva la vita se avesse rinnegato la sua fede, rispondeva fieramente: «I carabinieri muoiono, ma non cedono». Davanti al plotone di esecuzione lanciava per primo il grido di «Viva l'Italia!», consacrando così la vita alla patria e l'eroismo dei soldati d'Italia alla storia. Superbo esempio di sovrumano attaccamento al dovere e all'onore militare. Montemagliec, Albania, 15 maggio 1942. E dopo avervi narrato le gesta eroiche di Bruno Castagna, mi accingo ora ad enunciarvi i cenni biografici afferenti alla vita dell'eroe. Arruolatosi non ancora ventenne nella Legione Carabinieri di Torino come allievo carabiniere a piedi, fu nominato carabiniere nel 1929 e a fine ferma congedato. Ripreso il suo lavoro presso una ditta edile di Lecco come carpentiere specializzato, nel 1935 veniva richiamato per mobilitazione ed inviato in AO, dove però veniva impiegato, data la sua specializzazione, come operaio militarizzato. Rimpatriato un anno dopo perché congedato, dal settembre 1939 prestò servizio ancora nell'arma e fu congedato nel febbraio 1940 col grado di vice brigadiere. Richiamato nuovamente con l'entrata in guerra dell'Italia, partecipò alle operazioni sul fronte occidentale con la 18ª sezione mista mobilitata. Alla fine del 1940 venne assegnato al 14° battaglione mobilitato e destinato al fronte orientale. Il nostro viaggio invece finisce qui. Io, come di consueto, vi ringrazio per il tempo che mi avrete dedicato. Il mio saluto è esteso logicamente con quello di Enzo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di quest'altro gesto eroico. E noi ci vediamo giovedì prossimo. Un abbraccio ed un saluto da Mario.